sforzi compiuti per contrastare gli infortuni sul lavoro quest'anno sono risultati vani a causa del coronavirus che ha provocato un'impennata delle denunce per malattia da Covid. A Piacenza sono state molto numerose, 712, di cui 4 mortali. A livello nazionale sono 66.781 i contagi sul lavoro denunciati all'INAIL nei primi 10 mesi dell'anno, da gennaio a ottobre, pari al 15,8% del complesso delle denunce pervenute. Le vittime sono state 332, un terzo del totale dei decessi denunciati, e purtroppo si tratta di dati ancora sottostimati. Non bastavano già i morti sul lavoro, poi ci si è messo anche questo virus che praticamente ha aumentato ancora i morti e gli infortuni. Adesso abbiamo ancora dei dati, saranno ancora di quelli che abbiamo, saranno di più, perché al momento non so, abbiamo dei dati che non sono ancora attendibili e quindi dobbiamo vedere gli sviluppi, i risultati, il verificarsi di certe malattie, ma poi anche gli infortuni contratti sul lavoro. Le regole per proteggersi nei luoghi di lavoro possono contribuire a contrastare i contagi, partendo dall'obbligo di indossare sempre la mascherina, evitare assembramenti negli uffici, magazzini o sale ricreative e mantenere sempre le distanze di sicurezza.